Ecco come Giambattista Basile, in una delle sue favole, spiega e racconta che cos'è il tempo. Lo tempo è una vecchia, con una barba longa, e un paroscello grosso, e un mantiello nero, tutto pertoso, e su questo mantello tante cambiali con i nomi di questo e di quello e di questo, perché lo tempo non fa credito a nessuno, lo tempo è infama, dove passa mangia, trita, distrugge, succhia. E quando non tiene più niente per mangiare, se mangi se stessa, per poi rinascere, più bella, più giovane, e vola, il tempo vola, mo vira, e mo non lo vira più. E a dove va lo tempo? A dove va? Va alla casa sua, perché lo tempo tende la sua casa. E dove sta questa casa dello tempo? La casa dello tempo sta in una grande valle dove soffiano i venti dell'eternità. E con me sta casa, con me. Questa casa è vecchia, tanto che è vecchia che manca la casa stessa, se ricordo quando è stata costruita, con le fondamenta fragili, le pareti tutte scrupolate, ragnatela, polvere, e lo pavimento, chine roncola, cortiella, orologio, clessidra. E attorno alla casa dello vento, pentola, pentolina, pentolaccia, chiena di sabbia, e su ogni pentola un nome: Corinto, Sagunto, Cartagine, Troia. Sono tutte le città che il tempo ha conquistato, che il tempo ha distrutto, perché lo tempo passa.